Io però le volevo fare una domanda senza essere polemico, e visto che insomma l'ho seguita e ho notato che ci sono stati dei dissapori nei confronti del Movimento 5 Stelle, volevo sapere se me lo poteva sintetizzare, insomma. Lei sta un po' enfatizzando, cioè dire che siete dei decorticati cerebrali e dei cefali non è entrare in polemica con Movimento 5 Stelle. No, sintetizzo la cosa. Allora, io quando ho questa brutta abitudine di scaldarmi e di esprimermi con dei termini che non sono proprio eleganti, per chiamare cefali o decorticati 5 Stelle, in effetti è sbagliato. Lo dico, anche se continuo a farlo, lo dico, è sbagliato, non voglio che continuo a farlo. Ma perché? Perché mi rendo conto che c'è un rifiuto di consapevolezza in quelli che dovrebbero essere consapevoli. Io non mi aspetto niente da un elettore del PD, non c'è proprio il materiale, non esiste, invece mi aspettavo tanto dai 5 Stelle, mi aspettavo veramente che i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne del 5 Stelle fossero diversi. Quando mi sono reso conto che sono una setta di scientologisti italiani che non sono capaci di ragionare neanche davanti a delle evidenze, hanno un tirannosauro in bagno, cioè c'è un tirannosauro nel bagno e non lo vedono, allora mi incazzo e perdo la testa, comincio a dire che siete deficienti, che siete proprio il peggio dell'incapacità di pensare umana, e vi dice allora, Grillo è Casaleggio. Prima io non avevo il contraddittorio, Paolo, ti posso dire una cosa in franchezza, cioè se tu hai seguito l'intervista sull'Espresso a Assange, lui stesso ha detto che la differenza tra gli altri movimenti al mondo e il Movimento 5 Stelle è stata la figura di Grillo, cioè anche proprio come catalizzatore e come personaggio che ha acquistato una credibilità. Grillo è un idiota, no? Per esempio, ragazzi, tu hai conquistato una grande credibilità, ma non vedi come si comporta, vedi cosa dice. Ma non vedi questo parla col colon, che non usa neanche la testa più. Vabbè. Ma le cose che dice, ma ragazzi, ma io però chi te lo dice che non lo dice così per farsi sentire? Esatto. Poi, è una provocazione. Pure tu fare provocazioni ogni anno in Twitter. Paolo, però il 25% degli italiani ha votato. Tu pensi che non ci possa essere dialogo, per esempio, tra le teorie che porti avanti e il Movimento 5 Stelle? C'è il no di Casaleggio e voi non contate un emerito cazzo. Ma perché? Te lo vuoi mettere in testa o no? Ma proprio non contate niente, non esistete, va bene? Siete manovalanza di cui lui si libererà. Ma perché sei sicuro di questo? Ma perché quello che sta succedendo, non contate nulla. È stata la proposta più votata dalla base 5 Stelle non so per quanti mesi. Non l'ha cagata nessuno, questa è la democrazia. Primo, secondo, anche nel sistema, mi dicono che vi mettono i disegni di legge su un portale dove sono 90.000 persone che devono fare delle modifiche. Dico, ma vi rendete conto che mi pigliano per il culo? Ragazzi, mi stanno pigliando per il culo e non ve ne rendete conto, cazzo. Questo va in piazza a sbraitare delle robe che non stavano in cielo e terra. Fa la lista di proscrizione dei giornalisti. Ma all'inizio ti trovavi nei convegni con poca gente dentro le sale, così ci puoi lavorare con gente piano piano cominciando ad avvicinarle. Non troverai mai uno che ti risponde subito sì, hai ragione in tutto. Diciamo che la posta in gioco è alta. Sì, facci, dai, e quindi cioè, bisogna cominciare a trovare degli accordi. Berlusconi, scusami. A sto punto Movimento 5 Stelle, che è quello più vicino a livello politico, ideologico, rispetto alle tue idee. Anche perché è l'unico. Ti rimane Renzi, Io lo metto per iscritto, registra. Sì. Quando Gianroberto Casaleggio non è più nel 5 Stelle, Paolo Barnard collabora con voi gratis. I dissapori vengono tutto da questo senso di tradimento che ho avuto da parte del 5 Stelle. Ci speravo, ci contavo. Tradimento da parte di Beppe Grillo, che era un amico che conoscevo e che vi garantisco era un altro uomo. Era un altro uomo, perché l'ho conosciuto di persona e non era la persona che è oggi. C'è un giro di coca. Io non ho altre spiegazioni. Lì c'è un problema di ricatto, lui è ricattato, è completamente ricattato da Casaleggio. Non si capisce che cazzo gli ha fatto, capito? Secondo me lì c'è un problema di droga. Poi non lo so, poi ti dico, è un'ipotesi, non è una prova. Vuoi sapere cosa dicono di te? No, è un'ipotesi.
vuoi sapere che dicono di te, non quelli del 5 Stelle, i tuoi collaboratori, i tuoi ex collaboratori, non facciamo i nomi. Fai i nomi, fai i nomi. Ci sono 5 Stelle. Cioè, che faccio, ci devo credere? Ci devo credere a quello che dicono? Sì. Io ti sto dicendo che io non ho detto che grida ricattava la cocaina, ti sto dicendo che uno che è stato si è distrutto nelle mani di Gianroberto Casadeggio, c'è un problema. E in terzo luogo, questa è la cosa principale, c'è l'allarme assoluto per il pericolo rappresentato da un pazzoide falsario affarista di nome Gianroberto Casaleggio. Barnard ha espresso questo tanti, concetto, nel senso che Grillo è stato plagiato da Casaleggio. Sì. Quindi questo è quello che pensa Barnard, cosa secondo me del tutto sbagliata. È solamente una forma. Sono insomma, tutte supposizioni. È un pregiudizio. Recentemente c'è stato il Good Day 3 e ha mostrato il fatto che altri movimenti molto simili, diciamo, sotto certi aspetti, perlomeno in ciò che si pongono, nel mondo hanno mostrato attenzione nel Movimento 5 Stelle. Quindi lei con la figura di Casaleggio comunque non condivide assolutamente questa attenzione al fatto che un movimento è riuscito a fare breccia nel film. Non capiscono Casaleggio e non capiscono che i deputati dei 5 Stelle sono delle pedine in Parlamento per arrivare a portare i disegni di legge funzionali al business di Gianroberto Casaleggio. Se il Movimento 5 Stelle ha fatto questo ha avuto l'opportunità di raggiungere questo traguardo storico, cioè fare breccia nelle istituzioni, è stato grazie a una figura come Grillo, che si è conquistata una credibilità basandosi sulle battaglie antecedenti a quella che è stata la creazione del Movimento 5 Stelle, e su questa credibilità è riuscito a creare, a catalizzare le persone verso un movimento, e secondo me questa è una straordinaria conquista. Allora poi per esempio si fa sempre, con un altro ragazzo adesso si dibatteva sul fatto di per chi è salito sul palco del V-Day 3. Il terzo V-Day è stato anche da questo punto di vista un punto di aggregazione e non solo per di consolidamento, non solo per il movimento italiano, ma ha mostrato sul palco delle persone, cioè coloro che si sono avvicendati sul palco del V-Day 3 sono state persone richiamate appunto dalla credibilità di Grillo, quindi anche di Casaleggio come struttura di marketing, se la vuoi vedere da questo punto di vista, e quello ne è stato il risultato, e secondo me è stato un risultato molto importante, perché quello che ha detto Mika White del movimento di Occupy, noi vi stiamo osservando. Ma magari da essere riusciti a fare questo, che, in quello che viene... Che sia un movimento importante sulla scena internazionale, non c'è minimo dubbio.